Buongiorno, sono Don Giorgio Santi, parroco della Cattedrale di Acquiterme. Sono stato invitato a parlarvi a riguardo dell'iniziativa del 18 aprile Superi i Colli, perché in quell'occasione potrete non solo gustare la bellezza panoramica del nostro territorio, non solo gustare anche l'aspetto enogastronomico, ma visitare anche alcuni aspetti storico-artistici, religiosi di cui è disseminato il nostro territorio. E nel comune di Acqui, nell'ambito dell'itinerario previsto, ci sono in modo particolare tre tappe che si possono fare e nelle quali ci si può soffermare. La prima di queste tappe è la cattedrale, che si può ammirare dall'esterno e dall'interno nella sua maestosità. Si può visitare la cripta, così suggestiva, millenaria. Si può visitare il chiostro del 400 e soprattutto si può visitare l'opera che ha un valore maggiore rispetto a tutto il resto, è il Trittico della Vergine di Montserrat del 1470 circa, opera di Bartolomeo Bermecco, pittore spagnolo. Ecco, un'opera insigne di fronte alla quale si rimane veramente estasiati per l'esplosione di colori e per la ricchezza di particolari. Poi, dopo aver visitato la cattedrale, salendo nell'itinerario, si incontra il santuario della Madonnina appena fuori città. È un santuario caro alla devozione popolare acquese, un santuario tardo barocco con affreschi di Pietro Ivaldi, detto il Muto, dell'epoca ottocentesca. Al centro del santuario c'è un quadro con la Madonna e il Bambino, un'icona molto venerata, un santuario piccolo ma accogliente, e davvero vale la pena anche questo di essere visitato e di fare una sosta spirituale durante il cammino. Infine, salendo su per le colline, si arriva in Regione Cavalleri, dove sorge una piccola chiesetta campestre che è stata ricostruita nel 1955 dopo che la precedente più antica chiesa era stata distrutta. Una chiesa dedicata a San Pietro e a San Martino, dove la popolazione di quelle colline si raccoglie alcune volte l'anno per la preghiera e per le celebrazioni. Anche questa è una chiesa molto semplice, certamente rispetto alle altre, ma in una posizione panoramica molto bella. Pertanto, in tutta la giornata, nel vostro camminare su per le colline, ecco, vi invitiamo ad una sosta in questi tre luoghi che in quella giornata saranno aperti durante l'orario, ecco, previsto per questa camminata. Vi auguriamo buon cammino.